C'è da imparare come fare andare forte la gruppo B e questo è costato mesi e mesi di sviluppo. Siamo partiti senza idroguida davanti, senza autobloccante davanti, che oggigiorno fa sorridere, però allora per andare forte non avevamo ancora, c'erano anche mezzi di calcolo abbastanza modesti, c'era una conoscenza del prodotto per. Era tutto nuovo, tutto da scoprire. Pian piano, mettendo l'idroguida, siamo saliti di autobloccante, siamo saliti di bloccaggio, sono venute le prestazioni, ci siamo portati, direi che in quello onestamente, se ben ricordo, allora la Peugeot, abbiamo rincorso un po' la Peugeot, poi ci siamo arrivati, non dovevo che poi alla fine Allen e Cancun sono stati a pari merito per 3 giorni, poi hanno annullato in Sanremo, però dal punto di vista del campionato mondiale direi che tecnicamente considero a livello, anche se devo dire che Peugeot con la scelta di usare solo il turbo ha optato per una macchina più semplice. La scelta Abarth, ancora sotto la spinta di Lampredi, era quella di unire le due cose, diciamo che è stato un po' una novità di Lampredi, mettere un compressore per il basso regime e un turbo compressore di grossissime dimensioni per l'alto regime, in modo da avere cavalli, mi parla che alcune versioni si diceva che sfioravano i 600 cavalli, ecco, per cui questo dà l'idea di cosa significava allora guidare queste vetture. Credo che le versioni stradali, che le versioni rally fossero tarate comunque attorno ai 500, con un peso sotto la tonnellata. Avevamo delle accelerazioni spaventose di quella macchina lì, quindi delle cose. Addirittura io quando ho cominciato a fare le messe a punto, siamo andati da molto, per esempio, abbiamo fatto non so quanti migliaia di chilometri alla Mandria con quella macchina lì, perché quella macchina lì era una macchina che non dava la sensazione al pilota di quello che voleva fare. È una macchina un po' strana. La vettura sulla carta era estremamente competitiva, era geniale, tra virgolette. Erano anni dove case come Peugeot, come Audi, come Ford, come Austin investivano parecchi, parecchi soldi nei rally. I rally stavano vivendo un momento d'oro, un momento di grande popolarità. Erano delle macchine da sogno, cioè più di 500 cavalli sulle stradine della Corsica, sul ghiaccio di Monte Carlo, sul fango del Rack, quindi la rosa di piloti capaci di guidarle o di portarle al limite o quasi, secondo me, apro una parentesi, solo Toivonen era riuscito, secondo me, a portare al limite l'S4. Comunque la rosa di piloti capaci di portare al limite queste vetture era molto, molto ristretta perché la potenza era altissima. L'S4, proprio nel più bello, cioè quando cominciavamo a trovare le soluzioni giuste di differenziali, di cambio, di erogazione della potenza, è stata bocciata, è stato bocciato il gruppo B per gli incidenti che erano successi. Quindi ritengo che la macchina era sicuramente, aveva un potenziale eccezionale ed era già vincente e competitiva quando il suo potenziale era ancora 60-70%, secondo me. Nel 1986, prima del tragico Tour de Corse, la squadra Lancia effettua una serie di test sulle strade isolane, raccogliendo dati impressionanti sulle prestazioni della propria vettura. Avevamo affittato, diciamo, che non era vero, così per dire, un pezzo di strade vicino Trabastia e l'altra parte, che aveva
pressoché quasi tutte le condizioni che si poteva trovare sulle altre prove speciali. Era lunga 3 km, no? E lì si andava e poi si tornava. Allora, cominciamo dallo Spider. Spider faceva in quel tratto lì, facevamo una media di circa 65 km all'ora. Poi siamo arrivati lì col 131 e faceva 75 km all'ora. Poi siamo andati lì con la 037 e ha fatto, cosa ho detto che adesso finalmente, 85, ha fatto 85 km all'ora di media. E poi sono andato lì con la S4 e c'era lì anche Toivonen a vedere le prove, perché dopo l'ha fatta anche lui, no? È andato anche più forte di me, fra l'altro, in quel pezzo lì, e la media 125 km all'ora. Scaricavo la quinta. Scaricavamo in quinta, in quel pezzo lì c'era un pezzo di rettilineo, attaccavamo il limitatore, vuol dire 200 km all'ora, vuol dire. Quello che c'era, che era su con me, che era fra l'altro il povero Cresto, mi diceva: io non ce la faccio più, perché non riesco più a leggere, perché quando acceleri guardo in alto, e quando fa così, cioè, che è tale l'accelerazione di questa macchina che è infernale. Ne potevano tirare finché volevano le cose, era una cosa. Quindi pensate voi, da 125 a 95, 85, adesso dall'indietro, pensate alla differenza di questa macchina. Questa macchina qui era una cosa impressionante.